Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi video di auguri per voi. Oggi è il 24. Perché su Star Wars Jedi Fallen Order? Perché a dicembre esce anche il nono film, l'ultimo della terza trilogia di Star Wars. Quindi per chi di voi fosse appassionato, insomma, questo è un capitolo da non perdere. Anche il gioco non è male, devo ammettere. Beh, questo video è anche per farvi gli auguri. È stato un anno lunghissimo, un anno con tanti video, quasi forse 150 mi pare, quindi video ne ho fatti. Tireremo le somme comunque il 28, se non erro, dove farò un video di riassunto con i video più visti, i video meno visti e i migliori giochi che io reputo appunto tali. Ovviamente lista di migliori giochi che è completamente discordante da tutto quello che dicono gli altri YouTuber. Però, insomma, ho voluto dare un mio contributo, dandovi magari qualche suggerimento. Oggi è il 24, io sarò sicuramente sommerso da gente, perché a lavoro in un negozio, lo ricordo per chi non lo dovesse sapere, e vendo elettronica, quindi saranno tutti lì ad assaltarmi i regali dell'ultimo minuto, quindi volevo beati quelli che sono già in vacanza da qualche giorno, che possano riposarsi con calma e riprendersi in vista di un 2020 che spero sia, e mi auguro che sia veramente eccezionale. Intanto desidero ringraziare tutti voi. Intanto io ovviamente muoio come ogni gioco dove si combatte un po' la Soul, se voi lo sapete bene, Sekiro è ancora nelle menti di tutti voi. Auguro un bellissimo 2020 a tutti voi, a voi e famiglie, insomma, se così si usa dire, e di tante soddisfazioni. Io desidero, appunto, voglio ringraziare tutti voi, tutti quelli che hanno visto nel corso di quest'anno tutti i video, tutti quelli che si sono abbonati, tutti quelli che hanno fatto la donazione, chi mi ha difeso quando ho fatto un vlog dove venivo accusato di fare una, diciamo, money grabber, cosa che hai detto a me, insomma. Non spero in un 2020 che sia per me magari un anno di cambiamento, un anno in cui le cose migliorano, insomma. E poi vabbè, le somme vere e proprie le tireremo nel video che uscirà il 28, che è il video degli Oscar, la consegna degli Oscar con i migliori giochi. E mi direte: perché non fai la parata qua? Infatti, esatto. E che dire, questo qui è un gioco veramente figo, eh. Comunque ve lo consiglio perché è bello scorrevole, non è eccessivamente complicato. Usa la forza, calda, eccolo lì. Poi ovviamente ho voluto portarvi un augurio di Natale giocando a Star Wars in modo da fare le cose proprio nonsense, come ho sempre fatto e come avete sempre apprezzato, quindi insomma. Che dire d'altro? Ancora buon Natale a tutti voi, vi abbraccio forte. Veramente io ogni tanto penso, rifletto e dico: non ho un gran numero, diciamo, a livello di canale, numero di iscritti. E da un lato, ok, mi fa rimanere male perché il mio tasso di crescita è praticamente a zero, ma questo ne parleremo comunque anche nella consegna dei premi tra qualche giorno. Però devo dire una cosa: la gente che c'è è veramente una grandissima, grandissima soddisfazione, perché quando mi lasciate i commenti io ho sempre un po' di timore, dico magari ho fatto qualcosa di sbagliato, i commenti che mi arrivano sono degli insulti, ma sono sempre veramente costruttivi. Quindi desidero ringraziarvi, un abbraccio, riposatevi, passate un buon Natale. Sono frasi retoriche, ne sono consapevole, insomma. Tra l'altro io col lavoro che faccio ho imparato ad odiare un pochino l'atmosfera natalizia, però insomma, riposatevi, godetevi i vostri nuovi regali, che possono essere dei regali che vi piacciono, insomma, se siete appassionati di tecnologia e vi regalano tecnologia, io sono felice per voi, come lo sarò io, che ho chiesto a Babbo Natale qualche regalino tecnologico, un pochino per godermeli. Anche se in realtà, chi
chi fa il mio lavoro o chi lavora anche nella ristorazione sa che il periodo di Natale non è un periodo di riposo, ma è un periodo peggiore degli altri, e chi fa il mio lavoro e chi fa la ristorazione sa che riposerà solo una volta dopo morti. Quindi insomma, però spero possiate passare pochi giorni, quei pochi giorni in famiglia, insomma, e rilassarvi un pochino. Ragazzi, un abbraccio. I video poi, come dico già anche nell'altro video, riprenderanno magari dopo l'Epifania, quindi dopo la fine delle feste. Uscirà appunto questo video tra qualche giorno, e però desidero davvero davvero tantissimo ringraziarvi tutti quanti. Ragazzi, alla prossima e ciao ciao.